raramente, specialmente i giorni festivi, ci tocca ascoltare qualche brano del profeta Baruch. La parola Baruch è una parola ebraica che significa benedetto. E Baruch era un discepolo, il più caro, di Geremia. Era quello che scriveva le profezie del grande profeta, e poi successivamente, quando probabilmente il profeta era già stato ucciso in Egitto perché era scomodo e non volevano ascoltare le sue profezie, scrisse anche lui. E non è che le cose erano migliorate rispetto al tempo del suo grande maestro. Gli uomini continuarono, i giudei, gli ebrei, come vogliamo chiamarli, continuarono a non ascoltare la parola di Dio. Erano un po' come certi abitanti della città di Palermo, certi abitanti o frequentatori rari della parrocchia dei Decollati. Le prediche le ascoltano, la parola di Dio è chiara, ma altro è ascoltare con le orecchie, altro è fare in modo che le parole ascoltate con le orecchie scendano nel cuore, e altro è che dal cuore passano alla vita, alle azioni, alle scelte. La maggior parte di voi siete o papà o mamme, e il Signore sa quanto soffrite quando dite le cose ai vostri figli, o qualche volta anche ai mariti, alle mogli, e non si ascolta. Ho in questo momento ancora nel cuore una certa pesantezza per una ragazza di mia conoscenza, una giovane mamma con figlie naturalmente, che si sta lasciando col marito e ha il cuore più duro di un sasso, non ci può niente, qualsiasi discorso resta un discorso completamente vano. E penso, ve lo dico proprio col cuore in mano, penso a tanti miei parrocchiani. A volte passo ora per una strada, ora per un'altra strada, e dico: qui ci sono parrocchiani miei, c'è gente del mio territorio, qui ci sono persone affidate alle mie responsabilità. Ma quanti sono vicini al Signore? Sono fedeli al Signore? Quanti ascoltano la voce del Signore? Ecco, pensate ai vostri figli che non vi ascoltano, e dite a voi stessi proprio questo: se i miei figli non mi ascoltano e io soffro perché i miei figli non mi ascoltano, io che figlia sono davanti a Dio? Che figlio sono davanti a Dio se io non ascolto il mio Dio? Proprio il profeta Baruch ha, in uno dei capitoli del suo libro, una parola bella sotto il profilo poetico, ma pungente e sconvolgente sotto il profilo morale ed esistenziale. Baruch dice così: le stelle del firmamento fanno il loro corso, il sole e la luna sono sempre a obbedire ai comandi di Dio, e le stelle del firmamento, quando Dio le chiama, rispondono: eccoci, scintillanti di gioia. Ma il mio popolo lo chiamo sempre, ma non risponde mai. Altro che scintillante di gioia.
come dice uno dei salmi, esultai quando mi dissero andremo alla casa del Signore. È una parola che dovremmo tutti quanti ripetere, ripeterci, recitare. Esultai quando mi dissero andremo alla casa del Signore. E dovremmo contare i giorni della settimana per arrivare alla domenica o al sabato e dire vado incontro al mio Signore, vado all'abbraccio col mio Signore. Se io in questo momento chiamassi nonni e nonne, papà e mamme con figli sposati, e dicessi non è vero che conti i giorni per quando sai che tuo figlio o tua figlia verranno ad allietare la tua casa, non è una gioia ricevere i propri figli? Da parte dei figli forse meno è una gioia andare dai propri genitori. Proprio ieri o l'altro ieri dicevo a una mamma che vede raramente suo figlio perché dice che ha da fare, portavo l'esempio della mia persona. Io non sono un prete che non ha avuto mai da fare, mi sono sempre dato da fare, quando ero giovane perché ero giovane, quando ero in età matura perché ero in età matura, adesso che sono anziano per le forze che mi rimangono e per quanto posso cerco sempre di essere operatore di pace e di amore nei confronti delle anime che mi sono state affidate. Però, dicevo a quella mamma, io ho trovato sempre, sempre il tempo di andare a trovare prima il mio papà e la mia mamma che abitavano a Marineo, io ero a Villa Abate dopo i primi 2 anni, poi quando papà e mamma non ci furono più, mia sorella e mio cognato, i nipotini, adesso i miei nipoti, ogni settimana, ogni. Così, così voi, tutti, dovete contare i giorni. Quando è lunedì, dovete dire ancora mancano 6 giorni perché io vada a trovare il mio Signore, vada a trovare mio Padre, vada a trovare Gesù Cristo, il mio Salvatore, colui che mi libera da ogni male. Che tristezza vedere gente che avrebbe bisogno urgente, urgente, proprio urgente della parola di Dio, della salvezza portata da Gesù. E passano le domeniche come se passassero un mercoledì, un giovedì, un qualsiasi giorno. Passa la festa dell'Immacolata, è come se passasse, chissà io, un giorno assolutamente feriale, perfino per Natale, certuni, Natale, Natale, lo spumante, il panettone, la messa a mezzanotte, la messa a mezzanotte per Natale è in chiesa e speriamo che quest'anno il Covid ce lo consenta, perché è da 2 anni che io non celebro la messa a mezzanotte in chiesa ed è una grande tristezza. La notte ci basta quella di Capodanno a far festa e a sturare spumante e a mangiare e a giocare. La notte di Natale appartiene al Signore, il Natale è del Signore. Hanno tentato i dirigenti della comunità europea a togliere perfino la parola Natale, non si sa chiamare Natale, non si dice Buon Natale, perché offendono quelli che non sono cristiani, non offendono, che se io dico Maometto che offende Maometto. Se degli amici miei musulmani celebrano il loro Ramadan, perché hanno un mese in cui fanno un digiuno completo, dalla mattina alla sera possono mangiare solo dopo il tramonto, e io auguro di passare un buon Ramadan, per caso sono diventato musulmano o rispetto la loro religione?
se non ci abituiamo a rispettarci gli uni gli altri nella diversità del sesso, che sono queste notizie lacrimevoli ogni giorno sentiamo notizie di gente che, uomini che percuotono le mogli, che addirittura le uccidono, quindi rispetto per il sesso degli altri, rispetto per la religione degli altri, rispetto per le etnie degli altri. Ancora al giorno d'oggi si sento dire, per dire un africano, utoico. I turchi sono una fascia di stranieri, gli africani siamo africani, o meglio, se si conosce la loro, il loro paese di origine, ivoriani se sono della Costa d'Avorio, tunisini se sono della Tunisia, marocchini se sono del Marocco, congolesi se sono del Congo, sudafricani se sono del Sudafrica, ognuno ha la sua dignità. Non esistono persone più degne e persone meno degne. Neanche nel campo della civiltà si può dire che noi siamo più civili e gli altri meno civili. Perché i civili europei e americani a fare un aborto non ci stanno niente. Gli africani preferiscono avere 5, 6, 7 figli, ma non fanno un aborto. Quindi chi è più civile? Discorso che bisogna sempre pensare. Quindi la diversità è una ricchezza e io apprezzo Mimmo Lucano, il sindaco di Riace, che aveva fatto risorgere un comune servendosi degli immigrati di altri paesi. È stato condannato dal civile governo italiano, dal barbaro governo italiano, perché un governo che colpevolizza e ammazza qualcuno che fa delle cose buone, e le cose buone si videro e sono sotto gli occhi di tutti, perché tutti i giornalisti ne hanno parlato, non è un governo civile, non si ammazzano le cose belle restano sempre belle, anche se qualche volta per farle si deve mancare a qualche legge, a qualche norma o altro. Le leggi sono fatte per servire gli uomini non sono fatti per servire le leggi. Questo lo dice il Vangelo, questo è Vangelo. Per cui dobbiamo proprio entrare nella mentalità di una umanità che risorge, lottare perché l'umanità possa risorgere. E in questo l'83enne farà 83 anni il 17 dicembre, il giorno del mio anniversario sacerdotale, Papa Francesco. A 83 anni, in genere, gli anziani stanno abbaffati nelle loro poltrone con il telecomando in mano a vedere cose migliori, peggiori, a volte pessime, alla televisione o a sparlare o a tenere, diciamo così, in scacco i figli o le figlie o i nipoti. Quest'uomo che ancora gira il mondo per mettere la pace, che è meraviglioso quel discorso che ha fatto a Cipro, che una piccola isola del Mediterraneo con tradizioni antiche, con un cristianesimo antichissimo. Figuratevi che il primo a evangelizzare Cipro è stato San Paolo insieme con San Barnaba, erano insieme, hanno operato lì. La prima pietra e la prima croce è stata piantata in quell'isola. E poi a Lesbo, dove c'è un centro di accoglienza degli immigrati, della povera gente che viene da fuori, e ha detto una cosa meravigliosa. Vera, vera, orribilmente vera, che durante la seconda guerra mondiale c'erano i lager dei nazisti, ma al giorno d'oggi di come sono trattati e dagli stessi europei in genere, gli immigrati, è lo stesso di un campo di concentramento, si muore, si soffre, si sta presso poco in certi centri come le bestie ammassate, malnutriti, a volte poco visitati dai medici,
che tragedia. E il Papa grida, e il Papa parla, e c'è chi lo sparla, e lui deve sopportare non soltanto tutti i mali che sono nel mondo sulle sue povere spalle di anziano malato per giunta, operato da poco, deve sopportare pure le critiche di quelle che dovrebbero sostenerlo, che dovrebbero incoraggiarlo, che dovrebbero dirgli bravo, che dovrebbero dirgli continua, che dovrebbero dirgli speriamo che cambi altri 20 anni, quando c'è invece qualcuno che invoca da un momento all'altro che muoia, così salgono altri, così vengono altri, così il mondo cambia. Ma come cambia? In peggio, con mentalità e comportamenti e stili di vita che sono contro il Vangelo. Amiamo la Chiesa così com'è, ma per essere innamorati della Chiesa bisogna stare dentro la Chiesa e bisogna stare vicini alla Chiesa. Che lo vogliate o no, la Chiesa ha 2000 anni di santi e di gloria, e di cose belle, e di creazioni belle e meravigliose. Nessuno ha il diritto di criticare la Chiesa così a bandera. Si può dire qualcosa che non funziona, giusto correggere le cose che dovrebbero funzionare meglio ed essere più fedeli al Vangelo, però dentro un figlio di famiglia non parla male della sua famiglia, corregge il padre, corregge la madre, corregge un fratello, corregge una sorella, dà qualche scappellotto se si può a qualche nipote e si continua ad amarsi. Noi siamo qui venuti alla scuola dell'amore, perché Cristo è il maestro dell'amore. Chi sta con Cristo è più facile che ami, più facile che impari ad amare, perché la Chiesa è anche una palestra in cui ci si esercita nelle vie dell'amore.